A Capannoli una madre dà fuoco all'auto uccidendosi con i suoi due bambini, cerca di spiegare il terribile gesto lasciando tre biglietti. Domenica di caldo record, livello arancione a Firenze nel bollettino della Protezione Civile, soggetti a rischio in allerta. E l'AFA spinge al mini esodo di fine settimana ai pendolari del mare, ma il caldo fa avvertire disagi anche in spiaggia. Calcio, Siena partito per il ritiro in Alto Adige, col gruppo anche il neoacquisto D'Agostino che ha rinfocolato gli entusiasmi della tifoseria attorno alla squadra. Buongiorno dal telegiornale della Toscana. Il bollettino sulle ondate di calore della Protezione Civile segnala un livello arancione, temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio in varie città d'Italia, fra cui anche Firenze, il servizio di Robert Lee. Temperature massime in ulteriore lieve e generale rialzo, con valori nettamente superiori alla norma e punte di caldo intenso. Il bollettino delle ondate di calore della Protezione Civile segnala un livello arancione, temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. A Bolzano, Bologna, Civitavecchia, Firenze, Messina, Palermo, Pescara, Rieti e Roma. Qui siamo all'interno della Protezione Civile di Firenze, dove hanno sede gli uffici comunali e provinciali di questa struttura preposta alle emergenze di ogni genere. In questo caso di gran caldo, alla Protezione Civile arrivano i bollettini emessi dal Centro di Bioclimatologia del CNR e del Consorzio LAMMA. Spetta a questa struttura mettersi in contatto con le aree sociosanitarie che, in base ai dati ricevuti, si allerteranno per venire in soccorso delle persone colpite dalle conseguenze del gran caldo. Era questo il nostro ultimo servizio, vi lascio ora alle previsioni del tempo, prossimo appuntamento con il telegiornale della Toscana alle 19:35. Grazie per l'attenzione e buona giornata.